Ciao a tutti, io sono Pierpaolo Petrosillo e sono stato delegato da circa 40 associazioni brindisine per rappresentare il fatto che insomma, una grossa parte di città si sta unendo e vuole decidere per un futuro diverso di questa città. Nel particolare, queste 40 associazioni hanno firmato un documento nel quale si esprime una netta contrarietà alla riattivazione della centrale a carbone EDPower Brindisi Nord che si trova nel porto di Brindisi, con la quale oltre a bruciare il 90% di carbone si vuole bruciare, come dicevano prima, anche il 10% di un derivato da rifiuto. Ecco, noi con questo documento esprimiamo una netta contrarietà e speriamo lo facciano anche insomma, chi ci governa. Io ho realizzato l'anno scorso un libro sul nostro territorio ed una mappa del nostro territorio, cose che trovate naturalmente gratuitamente online. Ho fatto questo perché prima di prendere una posizione personale, anche data la delicatezza del ruolo che occupo, no? Perché io lavoro nell'ufficio tecnico del comune e diciamo, prima di essere trasferito, perché da circa un anno sono stato trasferito, mi occupavo di attività industriali e quindi ho voluto proprio prima a livello personale cercare di comprendere cosa sia successo nel nostro territorio, cioè, e come mai è successo. Per questo ho realizzato un libro ed una mappa. Morale della favola. Che cosa è successo? È successo che noi ci siamo venduti il nostro territorio a delle multinazionali che non aspettavano altro che prendersi il nostro territorio. Ma la cosa più grave, per quanto mi riguarda, è che queste multinazionali non solo si sono presi il nostro territorio, ma si stanno prendendo la nostra vita. E si stanno prendendo il futuro dei nostri figli. Perché al di là dei dati che possono sembrare anche molto freddi tante volte, no? I dati di emissioni in atmosfera, secondo me quello che è molto importante ed è contenuto nel libro che ho fatto è comprendere che dalle caratterizzazioni eseguite, che sono le indagini ai nostri terreni e dalle nostre falde, è venuto fuori che noi abbiamo una terra inquinata, un'acqua di falda inquinata in tutta l'area industriale sostanzialmente e abbiamo un mare inquinato perché l'isola dei veleni, l'isola micorosa dei superveleni, un crimine come ce ne sono pochi nel mondo, non è limitato soltanto all'area di Micorosa. E ci sono atti ufficiali che lo dicono, ma ci sono altre 10-15 aree micorosa nel mare, fino a 5 km di distanza, dicono dei report ambientali del 2003. Per questo motivo, noi vogliamo un diverso modello di sviluppo, che non solo, diciamo così, ci deve portare all'eliminazione delle fonti fossili. Per questo noi ci battiamo anche per un'assoluta drastica riduzione del carbone della centrale di Cerano e un avvio del processo di conversione a gas, perché naturalmente questa fase, come diceva Boraschi, questa fase di transizione, diciamo così, va anche governata tenendo presente che questa purtroppo è l'economia che tiene in vita la nostra città, per cui, diciamo così, dobbiamo un po' ragionare a lungo termine, magari questo non è un discorso che fa la politica normalmente, però noi lo dobbiamo fare, perché noi non vogliamo essere come ha sancito l'Agenzia Europea dell'Ambiente nel 2011 e lo ha fatto non soltanto calcolando la CO2, ma calcolando una serie di inquinanti pericolosissimi, tra cui le polveri sottili. Noi non vogliamo essere la prima città inquinata d'Italia. Questo lo ha detto l'Agenzia Europea dell'Ambiente, come diceva sempre Boraschi. E
Ecco, non possiamo neanche permettere, mi ricollego al discorso di Riccardo e chiudo, non possiamo neanche permettere che Brindisi sia una città in cui tutto tace. Perché, voglio fare un esempio, questo stesso report dell'Agenzia Europea dell'Ambiente ha messo la centrale di Cerano al 18° posto in Europa, il primo in Italia. Quindi noi siamo la prima città inquinata d'Italia. In questa classifica l'Ilva di Taranto si trova al 52° posto. Però su questo noi... per dire che i dati di Taranto erano falsi, quindi no, io questo lo dico perché anche noi siamo smaravigliati, ma i dati di Taranto, come è noto, erano totalmente falsi, per cui forse Taranto superava alla fine con dati veri. Comunque questo non toglie la gravità di Brindisi. Comunque concludo dicendo che insomma non possiamo permettere che qualcuno debba decidere per noi, il futuro ce lo dobbiamo prendere.